sappiamo e conosciamo per esperienza che Gesù Cristo ci ha salvati. E questo è l'Evangelo della grazia, che questa mattina tutti noi conosciamo, giusto? La salvezza viene per mezzo di Gesù. Alleluia. E quindi Gesù Cristo diventa la porta. È, come dire, è il tramite, è il mediatore, è per mezzo di lui. E che cosa? Noi entriamo nella salvezza, cioè otteniamo la salvezza eterna, ecco, il premio, il dono della salvezza. Poi entriamo nel regno. Ha detto Gesù a Nicodemo: se tu non nasci di nuovo, non puoi entrare nel regno. Lode Gesù Cristo. Di che cosa lo Spirito Santo questa mattina ci vuole indirizzare? Che noi, che siamo entrati, che abbiamo avuto accesso, dobbiamo vivere il regno. Lode Gesù Cristo. E il regno di Dio non è un regno, come dire, un regno umano. Noi siamo abituati a guardare con i nostri occhi umani. Per esempio, no? Il territorio. Noi sappiamo che noi viviamo in questo comune e che il territorio più o meno conosciamo i limiti, come quello della provincia, della regione e della nazione, no? Limiti. Limiti di un governo, di un regno. Quali sono i limiti del regno di Dio? È un regno, come dire, questo è il livello umano, è il regno di Dio, è il regno dello Spirito. È, come dire, nell'altro livello. E le cose dello Spirito che governano le cose visibili, le cose invisibili governano le cose invisibili. Le cose invisibili governano le cose visibili. Perché Gesù è venuto e ha detto: dite bene, io sono re e sono venuto per regnare. Poi dice: mi è stato dato tutto il potere. Tutto il potere mi è stato dato. Quindi stiamo parlando del regno di Dio, che non è visibile agli occhi umani. E tu, in comunione con lo Spirito, ne vedi i contorni, le definizioni. Più vivi questa comunione, più inizi ad avere la visione. Lode Gesù Cristo. Io volevo parlare di questo perché noi cristiani siamo chiamati a vivere questo su questa terra. Per il tempo, dalla salvezza al giorno del nostro incontro col Padre, noi siamo chiamati a vivere il regno. Infatti Gesù risorto parla nei 40 giorni e 40 notti che fu sulla terra, dice che ha parlato del regno di Dio, delle cose concernente il regno di Dio.
Questa è una conoscenza che noi cristiani dobbiamo avere, perché questa mancanza di conoscenza non ci farà vivere in questo tempo la comunione con lo Spirito Santo e non ci farà vivere le promesse di Dio su questa terra. Hai ottenuto la salvezza, ma se non vivi il regno, vivrai il mondo come lo vivono tutti gli altri. Hai ottenuto un'opzione, come dire, a scadenza, no? Uno si fa un'assicurazione, Peppe. Dice, a scadenza fra 20 anni c'è il premio. Ecco, la salvezza, noi otteniamo il premio al momento che finiamo questo viaggio. E da qua al momento il Signore ci ha abbandonati, ci ha lasciati a fare quello che il nostro cuore, la nostra mente desidera, dove vogliamo noi andare, dove il vento, dove il cuore, dove il vento di dottrina ci porta. Il Signore ha provveduto a tutto. Dio ha provveduto, lode Gesù Cristo, e ha mandato il suo Spirito. Gesù, tramite mediatore del nuovo patto, elemento della salvezza, noi siamo salvati per mezzo di Gesù, giusto? Quindi abbiamo ottenuto la salvezza, abbiamo questa, come dire, no? Se umanamente vogliamo dargli una definizione, una specie di opzione, come opzione che nessuno la può intervenire, a meno che tu non chiedi e non fai azioni che calpestano e che rinunzi a questa opzione, che è la salvezza eterna. Lode Gesù Cristo. Però purtroppo molti cristiani vivono, una volta che si sono battezzati, sono entrati nel regno, non vivono il regno di Dio, non passano, vivono e si rimettono i vecchi vestiti, il vecchio uomo, vanno a riprendere il vecchio uomo che è stato sepolto nel battesimo. Dove sei? Vieni, rivestiamoci, ritorniamo a rivivere questo tempo, tanto siamo salvati, non ti preoccupare, Gesù ci salva. Lode Gesù Cristo. Vediamo che dice la scrittura, per capire che Gesù Cristo, accettare Gesù ci dà la salvezza, ma poi dobbiamo vivere una comunione, una relazione con lo Spirito Santo. Cioè la relazione con Dio passa in questo tempo attraverso lo Spirito Santo, perché dice che il suo Spirito è stato dato, è stato mandato, è in mezzo a noi, questa mattina è in mezzo a noi ed egli parla, utilizza gli strumenti nelle sue mani. E disse il Signore in visione, quando Paolo cadde da cavallo: Paolo, perché recalcitravi? Ti ricordi che tu recalcitravi? Era io che ti stavo stimolando. Cioè, Gesù. E com'è che lo stimolava? Che erano questi stimoli? Magari qualcuno gli stava parlando di Gesù, qualcuno lo stava indirizzando nelle vie di Dio, nella conoscenza della verità. E quindi Gesù dice: ero io che ti stavo stimolando, ero io che ti stavo pungendo, e tu recalcitravi contro i miei stimoli. E però umanamente, fisicamente, gli strumenti sono vari. Poi l'apostolo Paolo, Apollo, oggi pastore Toni, Dino, Tola, Peppe, Pasquale, Davide, Palmina,
Mario, Maurizio e tutti coloro che servono e diventano strumenti nelle sue mani, no? Dice, ero io che ti stavo stimolando, ero io che ti stavo parlando, ero io. Quando qualcuno, tu ascolti una parola da qualcuno che ti lega al Signore, che cerca di legarti al Signore, cerca di capire questo. Non è lo Spirito Santo che ti sta parlando. Qual è l'interesse di quella persona? Non è un interesse personale? Se qualcuno cerca di darti un indirizzo, non è il Signore che ti sta parlando? Vedi, lo Spirito Santo è sulla terra e parla, opera, interviene. Lode Gesù. E utilizza lo Spirito di Dio, utilizza, sapete quali strumenti? Non utilizza bisturi, pistole, cannoni. Utilizza gli uomini. Sai quali sono gli strumenti di Dio? E gli uomini che li utilizza hanno un potere, ottengono un potere di Dio. E dice che, ho letto questo, che anche gli angeli diventano strumenti nel servizio. Cioè gli angeli di Dio sono non superiori a coloro che servono, ma diventano servi di coloro che sono, che servono il Signore su questa terra. Io ho visto, poi è un argomento che vorrei affrontare in qualche altro tempo, ma proprio Dio mette al servizio gli angeli suoi per coloro che vogliono servire, per coloro che fanno la volontà di Dio. Lode Gesù Cristo. Io volevo dare una testimonianza di questa, è una cosa che è avvenuta molto, molti anni fa. Un giorno abbiamo subito una minaccia. Una minaccia mafiosa. E mi ricordo, ne parlai solo al pastore, ma scritta, era una cosa architettata. E lui mi disse due cose. Dice, tu puoi seguire la via degli uomini o la via di Dio. Decidi tu, tu devi decidere. Quale via vuoi utilizzare? Vuoi attivare? Sono tutte e due corrette. Tutte e due sono corrette. E io subito, no, io voglio utilizzare la via di Dio. Io mi affido al Signore, allo Spirito Santo. E mi ricordo che stavo pregando, ero in macchina da solo. Gridavo al Signore. Ho chiesto, Dio, intervieni tu in questo problema, intervieni tu. Non permettere che l'uomo, non permettere che nessuno di noi vada ad affidarsi agli uomini. Ebbene, mentre io pregavo, ho una visione. È stato un momento che non sapevo se era vero, non era vero, era visibile, si poteva toccare. È stato un flash. Ho visto un gigante con una spada di fuoco. E alla visione di questo, di questa visione, è entrata una pace dentro di me, come se il Signore ha risposto alla preghiera. Dice, non temere, io ho messo la mia mano, no? Ho sentito questo, questa parola che si è depositata dentro di me. Non temere.
Lode Gesù Cristo. Quando noi sappiamo cercare questa comunione, Dio interviene, e interviene anche con i suoi angeli. Io ho visto una figura grande, gigante, con una spada, è come se nessuno poteva passare, nessuno poteva, come dire, intervenire, nessuno si poteva permettere a toccare, è come se Dio avesse messo degli angeli a proteggere, una protezione angelica, questo ho visto, ho sentito. Alleluia. Ebbene, sono passati molti, molti, molti anni. Non ho saputo più niente. Non è successo niente e nessun altro è più intervenuto. Quindi ho detto: Signore, ti ringrazio perché tu hai tutto il potere. Tu hai il potere. In te c'è il potere. Il potere di Dio. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. La cosa più semplice è andare ad affidarsi all'uomo. Lo vuoi subito. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, cioè riceve il male, non è che ne riceve il bene. Lode Gesù Cristo. Come dire che il sovrannaturale di Dio, che esiste come esiste il naturale, come le cose che tu puoi toccare esistono le cose sovrannaturali. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Romani 6, versetto 4. Versetto 2. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Oh, ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte. Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Lode Gesù Cristo. Qua ci dice una cosa gloriosa, una cosa gloriosa nello spirito, che noi viviamo la resurrezione spirituale, c'è una novità di spirito. Avremo un corpo nuovo fisico, ma già nello spirito noi viviamo la resurrezione, perché Egli ci dà quello spirito risorto, quella novità nello spirito dell'uomo nuovo, per poter camminare in esso, con esso, su questa terra. Cioè noi abbiamo già la redenzione nello spirito, lo Spirito Santo, spirito che è lo spirito di Gesù risorto, che dimora in noi e quindi produce in noi la resurrezione, la novità di spirito. Così anche noi camminassimo in novità di vita, cioè proprio, vedi, l'elemento dello spirito che ci fa camminare in una nuova vita su questa terra. Utilizza lo stesso corpo, ma lo spirito è nuovo. Cosa avviene quando noi
viviamo, crediamo, viviamo credendo, accettando questa promessa, noi viviamo una nuova vita, quella nuova vita che è stata acquistata da Gesù per noi. È nello spirito questo. La natura carnale non può accettare, ecco perché è una parola un po' dura questa, un po' matura, un po', come dire, è un cibo più solido. Ma il cibo solido è per coloro che sono, che cercano la maturità della fede. Non sono fermi negli elementi basilari e sono sempre là a credere o non credere. Gesù è Dio o non è Dio, è vero, è verità o è menzogna. Lode Gesù Cristo. Si presuppone che l'uditorio creda che Gesù Cristo è il Signore e che creda che il Padre ha mandato il suo Spirito sulla terra. Voi credete questo? Questa è una parola per voi. Se non credete questo, me lo dite e faccio una riunione poi a parte. Ve lo spiego. Lode Gesù Cristo. Ecco, alla luce di questo, noi possiamo capire questa scrittura. No, è difficile da capire. Cioè, è l'intelletto non recepisce. Dice, ma che cavolo è scritto? E non leggo. Che cosa avviene? Non comprendo, non intendo, non leggo. Bibbia, è difficile. E allora là, quell'uomo, nel capitolo 9 di Atti, che dice, l'eunuco, che dice, che stava leggendo il capitolo 53 di Isaia, e il Signore gli manda Filippo, e lui stava mentre stava leggendo, gli compare sto Filippo. Sale sul carro e gli dice, ma tu comprendi quello che stai leggendo? Dice, guarda, come posso comprendere se non c'è qualcuno che me lo spieghi? Vedi, la scrittura, se non c'è la rivelazione dello Spirito, è una bella scrittura, è buona. Ma non c'è poi, non produce la vita. La vita viene prodotta attraverso lo Spirito. Gloria a Gesù Cristo. Noi siamo dunque stati, rileggiamo, alla luce della rivelazione dello Spirito Santo. Noi siamo stati con Lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte. Affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Cioè, non solo ci ha salvati, il dono della salvezza, ma ha anche provveduto per noi per vivere una vita da figlio di Dio. Lode Gesù Cristo. Figli di Dio sono diversi, hanno titoli diversi. Un figlio nella famiglia ha un titolo diverso dell'amico, del vicino, del parente. È il titolo, come dire, è il titolo, se possiamo dire, giuridico nella famiglia, diretto, no? Il figlio è il legittimo erede. Perché è il legame più forte, è la manifestazione più forte, il legame più forte, padre figlio. Lode Gesù Cristo. Quindi essere figli di Dio è un riconoscimento forte. Il battesimo. L'altro giorno prima di andare via abbiamo battezzato Diego.
che ora è in Puglia con Giusy. E gli ho spiegato quello che il Signore mi stava spiegando, che lui battezzandosi, perché lui è stato per un tempo in mezzo a noi, conoscendo, ricevendo l'indirizzo ai culti eccetera, ma ora gli ho detto io: tu hai il titolo, come dire, il titolo giuridico per un bambino, per essere iscritto nel libro, come dire, dei nati. E quando nasce dalle acque, quando esce dalle acque, quando viene, quando nasce, è sempre una creatura quando è nel grembio, non è che è una creatura vivente nel grembio, però il titolo lo acquisisce quando nasce, viene scritto al comune, nato il, e così è chi viene battezzato, dice che viene scritto il suo nome nel libro della vita. Proprio. Gli angeli fanno festa e c'è una festa. Io, ragionando su questo, ho pensato poi che i prossimi battesimi voglio fare una festa, voglio festeggiare i battesimi, perché fanno festa nel cielo, noi dobbiamo fare festa, è un momento di gioia, un momento di comunione, è un momento, nel cielo fanno festa, noi dobbiamo fare festa. Deve essere un momento condiviso di gioia, di festa, perché il Signore ha per noi qualcosa di sovrannaturale, pace, gioia e giustizia. Invece qua, da questa terra, vivi problemi, ansia, depressione, debiti, tutun, tutun, tutun. Ma il Signore ci chiama a vivere le sue promesse. Io, il prossimo battesimo, ricordate, voglio... Ho un fratello che mi segue con le foto, facciamo un book fotografico, facciamo una festa, festa con Gesù, fanno festa nel cielo, noi dobbiamo festeggiare, fanno festa, o no? O sempre musi lunghi, o pensiamo solo al lavoro, no? Io per esempio, i miei cari fratelli di Milano, quando vado là, poverini, è lo spirito, no? Dove del presente secolo, per esempio, in alcuni luoghi vivono non per loro ma per il lavoro. Luigi mi conferma, si vive una vita, è vero, in funzione del lavoro, casa, famiglia, figli, tutto. Figli se c'è il lavoro, figli se c'è il budget. Cioè, una vita condizionata da che cosa? Cioè, non una vita che condiziona, ma il lavoro che condiziona, cioè, è vivo. E si vive questo... E quando si entra in questo, come dire, spirito, tu sei preso pure tu, sei preso pure tu là, dal tran tran. Fuggi, fuggi. Salti da un metro a un altro. E sei consumato e non hai più la forza, l'energia per fare altro. Io vi sistemare oppressi. Capisco, il lavoro è una cosa... È importante, certo è importante, ma credo che la vita sia più importante del vestito e del mangiare, dice il Signore. La vita è più importante di cosa noi ci metteremo e di cosa mangeremo. Cioè, la nostra vita è più importante, quindi la nostra cura spirituale è più importante. Lode Gesù Cristo. E il Signore poi viene a mettere, sai, l'ordine alle giuste cose, ma se tu vivi la dimensione di questo mondo, tu vai là e vedi, e se tu porti un'idea diversa, sei visto come come io quando sono arrivato in Italia e vedevo i miei parenti, i miei amici, dicevo io: ma sono peggio dei messicani, nel senso che quelli dormivano, avevano la figura che dormivano sempre.
messicano era, cioè per dire, la figura del messicano era sempre col sombrero coricato a dormire. Lode Gesù Cristo. No, io voglio bene ai messicani. Noi avevamo una vicina messicana, me la sono ricordata vedendo il Messico in questi mondiali. Abitava, non mi ricordo se era di fronte o sotto. Lode Gesù Cristo. Molto simile a noi. Ma è il Signore che vuole mettere ordine, priorità dentro di noi che ci collegano alla vita. Dio vuole collegarci alla vita, fratelli. E Lui ha acquistato la vita per noi, la vita nuova per noi, qua su questa terra. Dopo c'è la salvezza, ma qua c'è la vita. Molti non lo sanno e rinunciano alla vita per rivivere il vecchio, i vecchi legami, il vecchio modo di fare. Si entra nel vecchio tran tran. Vieni, come dire, risucchiato. Come no, se viene risucchiato in quella nell'altra vita, nello spirito del presente secolo, nell'indirizzo. Non so se mi spiego. Tu vai in alcuni luoghi d'Italia, vai in alcuni luoghi d'Italia dove cambia lo spirito, proprio è un fatto. Certo della cultura, ma c'è un indirizzo spirituale. E io mi domando, ma il Signore da noi cosa vuole? Che assomigliamo a questi, a quelli? Per dire ai milanesi, agli umbri, ai sardi. No, che assomigliamo a Cristo. Sai cosa ha il Signore per noi? Che entriamo in comunione con il suo Spirito, lo Spirito Santo. Non lo spirito, come dire, vado in Grecia dei greci. Vado a Roma, lo spirito dei romani, capito? C'è lo spirito predominante. Lode Gesù Cristo. Ma egli desidera per noi, l'ha acquisito, è un dono, questo è un dono, è una grazia. Dice che questa è una grazia, non è. Non sei obbligato, tu non sei obbligato, infatti il Signore non obbliga nessuno. Sei tu che decidi. Tu puoi decidere che vita vuoi vivere, lo puoi decidere. Tu puoi decidere, tu devi decidere, tu puoi dire voglio vivere in comunione con lo Spirito Santo o con lo Spirito. Mi adeguo a questo mondo. Cioè, qual è lo spirito predominante, no? Tu lo vedi, no? Lo senti. È come quando uno si deve adeguare quando arriva nuovo a una parte e si adegua. Io l'ho vissuto venendo da un paese lontano, mi sono dovuto adeguare e mi sono adeguato all'ambiente, no? All'ambiente, come dire, culturale e spirituale. Ma noi che dobbiamo fare? Dice la scrittura. Vedi che è un pedagogo. La scrittura ci indirizza a vivere la comunione con lo Spirito Santo che è in mezzo a noi. Perché egli ha già acquistato per noi lo Spirito nuovo, la nuova vita per noi. E noi dobbiamo solo, come dire, prenderla. Acquisirla. Come? Credendoci, chiedendola. Devi chiedere. Che bisogna fare, fratelli? Chiedere. Lo devi chiedere, non scritto. Lo puoi pure scrivere. Ma basta che glielo dici, Signore, voglio avere comunione con te, con il tuo spirito. Glielo devi chiedere. Per esempio, gliel'hai chiesto questa mattina? Sono convinto che il 99%, 95, dai.
se no poi dite che sono incredulo. Non gliel'ha chiesto, ne sono convinto. Io voglio stare in comunione con il suo spirito e fare l'opera sua. Fare l'opera sua che significa? Entrare in comunione con il suo spirito che significa? Iniziare a comportarsi, ad acquisire i lineamenti, il carattere di Cristo. Alleluia. Perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte somigliante alla sua, cioè se tu comprendi che attraverso il battesimo la tua natura carnale è morta e sepolta con Cristo, quella natura che prima ti indirizzava sulle voglie, sugli indirizzi, sulle passioni, se hai questa coscienza che è morta, perché è morta, ci devi solo credere, è morta. Il vecchio uomo è morto. Il vecchio uomo è morto. Dice. Il vecchio uomo è morto. Alcuni non ce la fanno. E cucciù dice a casa, il vecchio uomo è morto. Il problema è che dice a casa quando torno, chi gli dice che è morto il vecchio uomo? Il vecchio uomo è morto. Prende autorità, lo spirito che prende autorità sul vecchio uomo. È morto il vecchio uomo? È morto quello che dice no al Signore? O ancora c'è? È morto quello che si lamenta quando il Signore gli dice qualcosa? E come parla il Signore? È morto o ancora c'è? C'è sempre che deve farlo morire ora, fallo morire il vecchio uomo, ce la fai a farlo morire? Cioè sai quei canti nel campo di calcio, devi morire carne, devi morire, devi morire a te stesso, guarda dallo specchio e digli devi morire, fai finta ti guardi allo specchio, ti viene una reazione, dice io. Perché se lo dici tu a te stesso, no? La reazione, se ve lo dico io, tutti contro di me, io devo scappare. Un fuggi, un pastore che scappa. Lode Gesù Cristo. Vedi, devi morire. Vecchio uomo, devi morire. Devi morire, perché voglio vivere la nuova creatura, la vita nuova. Voglio vivere la vita nuova, diglielo. La vita nuova che produce vita, che è in comunione con Dio, con il suo spirito. Perché la nuova natura è in comunione, cerca il Signore, ama i fratelli, sopporta, perdona, non si lagna, non si lamenta, non critica, non ha invidia, non ha gelosia, non si incavola, no, per non dire altro, non manda a quel paese il fratello perché gli ha calpestato il ditino piccolo. Lode Gesù Cristo. Ama, sopporta, coinvolge, cerca. Questa natura, sai che cerca? Ma mio fratello dov'è? Mia sorella dov'è? La chiamo. Quell'altro, se non è nella stessa natura, dice una rottura di scatole. Non gli rispondo, basta. A me non rispondo, non me ne devono. Eh? Ah, basta, attimo. No, io e te usciamo, noi due, noi tre, facciamo il gruppetto. No,
ditegli che si lava così. Comprogli un profumo. Lode Gesù Cristo. Vedi? La natura dello spirito, la vita nuova. Perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui, per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, affinché noi non serviamo più al peccato, non serviamo, cioè non diventiamo servi. Cioè, servi significa devi obbedire alle voglie. Mi piace questo, mi piace quello. Voglio questo, ma voglio quello. No, cioè, come, qual è la natura, no? È quella natura che cerca le cose del prossimo. L'erba del vicino è sempre più verde, le cose del vicino, la moglie del vicino, il lavoro del vicino. Per dire, io mi fermo alle scritture, non è che le cose degli altri sono sempre migliori. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. Quindi la natura dello Spirito significa che è una natura che non muore e che ha tutto il potere. Cioè l'altra natura non può vincere. Sai perché vince? Non perché l'altra natura è più debole, perché tu nella sintonia, quando sai, uno sintonizza i canali, mi piace il vecchio vestito, ma che bello quel vestito vecchio che avevo, sai, quello dell'arrogante, dell'orgoglioso, della criticona, della invidiosa, ma manca quel vestito, me lo metto. Dice, oggi poi diventano frutti negativi, no, amici? Ci vedo tutte frutti negative nella vita, no? Male, male. Frutti sono frutti che vive chi vive quella dimensione. I primi frutti sono per lei e per quelli vicini, che poi distrugge pure quelli vicini. E si vive male, sente male, pensieri maligni, oppressione dentro. Fisicamente sta male, una schifezza. Che è successo, pastore? Le contaminazioni della carne, perché la carne è collegata col diavolo. Appena noi gli diamo l'occasione alla carne, subito i nemici spirituali, subito fum, fum, plementiamo, prendiamo possesso di questa vita, di questo corpo. Impossessiamoci, perché dobbiamo ritornare là più forte di prima. E stai lontano dal Signore e vedrai, la tua vita non migliorerà, peggiorerà. Non è un augurio, né una promessa, né una minaccia, è la parola di Dio. È scritto. Cioè, è già scritto. È già data l'indicazione, è già dato, come dire, già è stabilito. Quindi quello che è già stabilito noi non lo possiamo cambiare, fratelli. Non pensare che la fai franca, si può fare franca. È già stabilito che quello produce questo. Lode Gesù Cristo. Può cambiare solo se noi ci ravvediamo, torniamo al Signore, Signore, e Lui è pronto a cancellare. Sai che fa il Signore? Ok, tu dovevi fare questo, dovevi ricevere questo, basta. Se tu ti ravvedi veramente, lode Gesù Cristo, Dio interviene. Questa è la grazia di Dio. Alleluia.
poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue voglie. E non prestate le vostre membra come strumento di iniquità al peccato. Cioè, dice, non solo non obbedire, ma dare il tuo corpo. Romani capitolo 12 dice di dare, dice, questo è il vostro culto spirituale, dare i vostri corpi in sacrificio vivente. Dare i vostri corpi in sacrificio vivente. Dice, ma io non ce la faccio, pastore, non ce la faccio, giusto? Umanamente uno non ce la fa, manco io, non ce la fa. Siamo uguali, stessa natura, tutto uguale. Io personalmente da solo non ce la faccio, ma è lo Spirito Santo. Sai chi ce la fa per noi? Che ci sostiene e ci fa camminare e quando cadiamo ci rialza? Lo Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, Spirito Santo, questa mattina noi desideriamo questa comunione con Te, vogliamo stare con Te. Vieni ad abitare dentro di me e dentro i miei fratelli, Signore, dentro i miei fratelli. Chi desidera la comunione con lo Spirito Santo, alzi la sua mano. È un segno, è un'azione di fede, per un desiderio di comunione con il suo Spirito, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Perché il peccato non vi signoreggerà più, perché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Lode Gesù Cristo. E mi fermo qua per dire che attraverso la legge il peccato ha preso forza nell'uomo, la conoscenza del peccato rende il peccato più forte, ma la grazia di Dio è più forte e ci porta nel livello dello Spirito, e chi è nel livello dello Spirito è sotto la grazia e non è più sotto la legge. E quindi il peccato ha perso la sua valenza, la sua forza, la sua leva. Lode a Gesù Cristo. Chi vive la comunione con lo Spirito Santo vive la libertà in Cristo, la libertà che Cristo ha acquistato per noi. Cioè il vero libero, freedom. Io mi ricordo da ragazzo, anni 80, scrivevo sul mio diario freedom in inglese, ha un gusto unico, lo scrivevo in inglese. Freedom has a taste of its own. Era questo diario, questa libertà. E la vera libertà è in Cristo e ha un gusto particolare, no? Per dire, la libertà ha un gusto unico, è qualcosa di speciale. E la vera libertà noi la otteniamo in Cristo, in comunione con il suo Spirito. Non solo la salvezza, Gesù ci ha dato la salvezza, ma la comunione con il suo Spirito ci ha resi liberi, ci rende liberi. Lode Gesù Cristo. La vera libertà è nella comunione con lo Spirito Santo. Lode Gesù Cristo. Vuoi essere libero? Alzati in piedi e se senti, chiedi al Signore questa comunione con il suo Spirito per vivere la libertà su questa terra. La libertà dalle oppressioni, dagli spiriti immondi, dalle paure, dalle ansie che aggravano l'anima. I demoni vogliono aggravare, vogliono opprimere, vogliono distruggere.
morte, morte. Ma Gesù ha vinto, egli ha vinto per noi sulla croce, e possiamo accedere a questa comunione con il suo Spirito, nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Chi sente può ringraziare il Signore.